Il noto attore di origini pugliesi Lino Banfi si è lasciato andare ad uno sfogo che ha generato una brutta polemica. Un noto cantante ha replicato piccato. Lino Banfi, all'anagrafe Pasquale Zagaria, è uno di quei pochi attori il cui personaggio ha subito una grande trasformazione nel corso della sua carriera. I più agee ricordano i suoi esordi nei film detti commedia sexy italiana degli anni 70-80, quelle pellicole in cui belle donne come la splendida Hedwig Fenech facevano bella mostra di sé in un vedo non vedo continuo. E gli attori perdevano immancabilmente la testa per la bella di turno, tanto diversa dalla morigerata moglie a casa. Innumerevoli titoli di questo genere, divertenti, mai volgari nonostante l'argomento trattato, fanno parte della lunghissima filmografia del nostro caro attore. Il quale poi, crescendo, ha deciso di cambiare genere, dimostrando anche in ruoli più seri di essere un grande artista. Ma senza abbandonare la commedia, recentemente si è sfogato su un argomento molto attuale e un noto cantante si è sentito molto toccato, tanto da voler rispondere. Scopriamo cosa ha detto Lino Banfi. Lo sfogo dell'attore Lino Banfi ha 87 anni, ed essendo stato per ben 18 anni protagonista della fiction Un medico in famiglia, oggi è considerato ancora il nonno d'Italia. Pensare che all'inizio quel ruolo nemmeno lo attirava ed era indeciso se accettare di vestire i panni di nonno libero. Tempo fa ha raccontato al settimanale Visto: quando lessi la prima stesura della sceneggiatura, adattamento di un format spagnolo, quel nonno non mi piacque. Ma ne intravidi le potenzialità, capendo che poteva diventare il nonno che tutti i nipoti sognano di avere. Inoltre, nonostante come detto le decine di pellicole che lo hanno visto protagonista, in un'intervista al Corriere ha rivelato il suo cruccio. Non mi è mai capitato di interpretare un film importante, di quelli che partecipano ai festival. Non ho mai ricevuto un premio. Mi accontenterei di un orsetto di peluche, ha confessato. Recentemente Lino Banfi è stato ospite a Domenica In, e qui ha fatto sbellicare Mara Venier e i presenti in studio con la sua innata simpatia e le battute continue. Ma si è anche lasciato andare ad uno sfogo che ha creato una piccola polemica. L'attore si è chiesto come mai i cantanti di oggi, quelli più giovani, cantano urlando e in un modo che non fa capire nulla. Perché tutti i giovani che cantano mettono il microfono davanti la bocca e non si capisce niente? Non possiamo leggere neanche il labiale. Prima mettono il microfono davanti la bocca e poi urlano. Noi vecchi non capiamo niente. Uno di questi cantanti però non sembra essere d'accordo e, ospitato successivamente nella stessa trasmissione, ha tirato una frecciatina a Banfi al momento dei saluti. Si tratta di Ignazio Boschetto, del Volo, che andando via dallo studio assieme agli altri componenti del trio ha precisato: un'ultima cosa volevo dire. Che i cantanti cantano, non urlano.